Buongiorno bimbi. Ho saputo che non avete avuto problemi con le moltiplicazioni, che siete stati molto bravi e di questo sono molto contenta perché vuol dire che avete studiato abbastanza bene anche le tabelline. Sono sicura perciò che non avrete problemi neanche a imparare l'argomento di oggi, che è le moltiplicazioni con il cambio. Le moltiplicazioni in colonna con il cambio. Allora, tanto per ripassare un pochino, le moltiplicazioni sono, vi ricordate, delle addizioni ripetute. Farle in colonna ci aiuta a fare le moltiplicazioni anche più difficili. Dunque, ho comprato un sacchettino con 16 biglie. Ho comprato un altro sacchettino di 16 biglie e un altro ancora. Per sapere quante biglie ho in tutto, che cosa devo fare? 16 più 16 più 16. Oppure è molto più facile fare 16 per 3. Ancora più facile fare 16 per 3 in colonna. Allora che cosa faccio? Faccio le mie casettine. Eccola qua. Le vedete? 16 per 3. Perché faccio le casettine? Vi ricordate? Sempre per ordinare le decine e le unità. Allora, 16 è formato da che cosa? Da 6 unità e una decina per 3 che unità. Le vado a mettere per bene in colonna. 16 per 3 uguale. Eccolo qua, bello incolonnato. Allora, che cosa faccio? Comincio come l'altra volta. La tabellina che dovrò usare qual è? Chiaramente la tabellina del 3, è il moltiplicatore. 3 vado verso l'altro per 6. 3 per 6 quanto fa tabellina? 3 per 6, 18. 18. Io lo posso mettere 18 tutto insieme nella casellina delle unità? Secondo voi? No, sappiamo benissimo che non posso mettere due numeri qua dentro, uno solo. Quindi 3 per 6 fa 18, 8 unità le metto qua dentro, una decina la riporto nelle decine, perciò scriverò così. 8 lo scrivo sotto, più 1 lo scrivo qua dentro. Vado in diagonale, 3 deve moltiplicare adesso la decina. 3 per 1 quanto fa? 3 più 1, 4. Il 4 lo vado a riportare sotto nelle decine. Eccolo qua. 3 per 6, 18, 8 e ne riporto di 1. 3 per 1, 3 più 1, 4. 16 per 3, 48. E lo scriverò come sempre qua in riga. Eccolo qua. Ora ho preparato un'altra casellina. Per questa operazione 18 per 5 la vado a mettere in ordine. 18 per 5 uguale. Eccola qua. 18 per 5 uguale. Allora, il 5 è la tabellina che devo utilizzare. 5 per 8 quanto fa? 5 per 8? 40. Il 40 quante unità ha? 0. E quante decine ha? 4. Allora le unità le vado a mettere qua sotto, le decine più 4. Eccolo qua. Vedete bene? Allora, 5 per 8 fa 40. 0 lo metto sotto, riporto di 4. Lo vedete? Riporto di 4. 5 per 1 quanto fa? 5 più 4, 5 per 1, 5 più 4, 9 e lo vado a mettere sotto. Ecco qua, 90. Lo vado poi a riportare nella riga. 90. Spero che sia semplice. Vi do la pagina 93 del vostro libro.
Vi rileggete bene la spiegazione, vi guardate anche l'abaco. Purtroppo l'abaco l'abbiamo lasciato a scuola, però non importa. Potete guardarlo qui. Vi rileggete bene la spiegazione. Provate a fare gli esercizi suggeriti da Magor. D'accordo? Buon lavoro. Se c'è qualche problema ci risentiamo, me lo dite. Buona giornata, ci vediamo presto. Ciao!